Ragazzi e ragazze, amici e amiche, bentornati, ci troviamo qui in un nuovissimo video speciale su Prosegui Manager 2023. Allora, permettiamomi una cosa, sono sulla pagina Steam, non ho informazioni direttamente dallo sviluppatore, ma mi sono accorto che da un paio di giorni c'è sul negozio di Steam la possibilità di preordinare il gioco, in uscita come solito 8 giugno, mi sembra che il 2022 sia uscito il 9 giugno 2022, quindi la tempistica sono sempre quelle, stessa cosa vale per Tour de France 2023, stesso giorno uguale. Voglio andare a leggere una cosa perché secondo me hanno fatto... Allora, partiamo da un presupposto che le videate, ragazzi, sono sempre le stesse, non è cambiato di una virgola, sono sempre le stesse, la grafica è sempre quella e le videate sono sempre le stesse, quindi mettiamoci l'anima e il cuore in pace, ragazzi, ecco. È così, e finché continueranno a vendere come vendono non cambieranno nulla di questo fattore. Hanno cambiato qualcosa però, novità, leggiamolo insieme, novità Pro Cycling Manager 2023. Suona tutto il mio telefono. Allora, vabbè, l'intera stagione 2023 non è una novità, tutti gli anni lo fanno. Il percorso del Tour de France è stessa roba. Una rinnovata modalità Pro Cyclist, e qui attenzione, con la rielaborazione delle sessioni di allenamento e dei progressi, oltre a un nuovo sistema dinamico per adattarsi ad eventi imprevisti. Ora, se voi vi ricordate qualche video precedente, avevo detto, cavolo, sarebbe carino aggiungere qualcosa di diverso, perché la modalità Pro Cyclist a un certo punto diventa un po' monotona, un po' come anche la modalità quella manager, insomma, sono sempre le stesse cose, non cambia mai nulla. Aggiungere qualcosa di diverso potrebbe essere interessante. Vediamo questa aggiunta di, e soprattutto avevo detto magari modificare, cioè rendere effettivo il nostro allenamento e rendere impattante sulle nostre caratteristiche a breve termine. Magari l'aumento di livello lo possiamo anche lasciare, però questo aumento di livello, secondo io, cambierei proprio completamente il discorso, lo spingerei su un altro livello, nel senso che metterei l'aumento di livello come possibilità di eventuale aumento boost delle caratteristiche, e l'allenamento tutto l'anno, un aumento graduale, poco alla volta, del nostro ciclista, per avere un aumento più, diciamo, costante. Qui rischiamo veramente di fare picchi incredibili. Quindi va bene, ok, magari l'anno prossimo non inizieremo subito come campione, ma con il livello subito sotto, vediamo, perché devo fare delle prove. Quindi questa cosa modificata, montagna media, questo abbiamo già parlato del video di circa un mesetto fa quando l'hanno presentato, aggiunta di classificazioni dei ciclisti a terreno delle tappe e terreno delle tappe. Probabilmente ci sarà un nuovo una nuova iconcina che sarà diversa sia dalla montagna che dalla collina. Questo medio montagna secondo me è molto interessante per le classiche, molto molto molto. Classifiche mondiali rielaborate sulla base del sistema attuale e aggiunta di una nuova pagina, ok? Sistema di candidatura, selezione finalmente per le corse dei campionati mondiali ed europeo. Oh, finalmente io posso candidarmi, dire alla nazionale, hey guys, sono qui, scegliete me. O magari vedo che ho il classico ciclista da scalatore, comunque non da sprinter, non uno sprinter, non velocista, vedo che la tappa è piatta, detto, ragazzi, non chiamatevi che è tanto inutile. Assolutamente ci sta. Nuova pagina delle corse con una funzione di ricerca di un elenco di partecipanti vincitori, ok, la vedremo. Rinnovata la pagina dei risultati delle corse, ok, sprint migliorati e miglioramento sostanziale dell'IA con i ciclisti che gestiranno meglio l'energia. Allora, andiamo a leggere le ultime tre, perché vedete qui sono, diciamo, esposte. Allora, modalità Pro Cyclist rinnovata, e dato che questo canale si basa sulla Pro Cyclist, finalmente una boccata d'aria fresca, vediamo, leggiamo. La modalità Pro Cyclist è stata completamente rinnovata in Pro Cycling Manager 2023, ora ti garantisce una maggiore libertà nella gestione delle scelte, l'allenamento diventa cruciale per la carriera, quindi, ok, e la crescita del tuo ciclista, vorranno dire esattamente quello che ho detto io prima? Non lo so. Definisci i momenti chiave della stagione e i tuoi obiettivi di miglioramento per mantenere il passo con la tua crescita, questi sono i picchi di forma banalmente, reagisci a ogni evento imprevisto e prendi nuove decisioni per gestire le situazioni più precarie della tua carriera. E qua
occhio alla penna. Crescita fisica, allenamenti specifici, preparazioni speciali per determinare corse e vita sociale. Sta a te trovare il giusto equilibrio tra i vari aspetti sotto il tuo controllo per ottimizzare le prestazioni del ciclista e raggiungere successo. Hanno aggiunto degli eventi speciali che ti danno dei boost e dei malus? Finalmente, bravi! Bravi Sianid, bravi Nakhon, bravi, finalmente, vediamo come sarà poi. Classifiche mondiali rielaborate. Per garantire maggior realismo possibile, le classifiche sono state rivisitate sulla base di quelle vere. Le classifiche mondiali di tutti i ciclisti delle corse stagionali sono state unificate per semplificare la visione dei risultati individuali. Probabilmente non avrò più la Continental, la Super Prestige, non lo so, sto immaginando perché qua adesso abbiamo la divisione in tre. Era un po' complesso, però una volta che uno ci metteva un attimo la mano, ci buttava dentro l'occhio, lo capiva. Le classifiche dei ciclisti sono basate sul sistema a 52 settimane e la stagione 2023 inizierà insieme all'attuale classifica mondiale. Questa frase qui devo capirla bene. La vedremo solamente a giugno, ragazzi, per capirla bene. La classifica sarà aggiornata ogni settimana per aggiungere e sottrarre punti rispetto alla versione precedente. L'aggiornamento rimuoverà i punti dell'anno precedente e aggiungerà quelli ottenuti nell'anno in corso. Ok. Le classifiche mondiali, questo l'avevo anche capito, poi leggo la frase sotto e non capisco più niente. Le classifiche mondiali inizieranno il 1 gennaio ed ogni squadra partirà da 0 punti. Sta a te e ai tuoi compagni di squadra ottenere più punti possibile. Io credo che sia un mischione tra la classifica gestita come la gestiscono i tennisti, la classifica ATP, quindi tu non parti a 0 ogni anno, ma fanno raffronto con l'anno precedente, quindi se tu hai vinto un torneo Master 1000, quest'anno lo vinci, rimani sempre con gli stessi punti, ma se lo perdi, se non arrivi in finale, almeno ti scalano dei punti, se arrivi ai quarti ti scalano ancora più dei punti, insomma, robe così credo, vedremo. Corse migliorate, questo ci interessa molto di più, anche le corse sono state migliorate per garantire maggiore equità. Gli sprint sono stati rivisitati e la gestione delle volate in gruppo è migliorata per garantire finali più realistici. Ok, vedremo. Durante le corse a tappe e a seconda della situazione, finalmente, aggiungerei io, i ciclisti possono guadagnare un vantaggio dal gruppetto così da risparmiare energia per i giorni a seguire. Alcuni ciclisti saranno quindi più freschi e competitivi durante gli sprint e in vista delle tappe finali di una corsa. Voglio capire, perché sopra nelle varie cose scritte sopra c'era anche specificato che sarebbero state più competitive nelle corse di montagna, nelle tappe di montagna. E ok, allora, questo può essere un boost ottimo per le corse a tappe meno importanti, perché alla fine della fiera l'abbiamo visto, ragazzi, con il tour che abbiamo appena fatto con Scalapassi. Sono già molto competitivi. Quando mettono tutti i grandi campioni sono molto competitivi, molto. Mentre il Giro d'Italia banalmente l'abbiamo vinto dormendo, quindi bene, bene, benissimo. Queste sono le novità, ragazzi. Ricordo, 8 giugno 2023, io spero, incrocio le dita, che sia Nid e Nakhon si accorgano di me come l'anno scorso e vogliono garantirmi una chiave come è stato quest'anno. Io sono riuscito ad arrivare con diversi video subito al day one, magari farò se mi danno l'opportunità di avere il gioco prima farò la stessa cosa, andando magari a vedere alcune tappe, facendo delle prove, aspettando che il database venga caricato, perché quest'anno non voglio sbagliare. E piuttosto aspettiamo una settimana barra due per far iniziare la nostra carriera, perché non voglio finire ancora come con Terenzio, che poi rimaniamo con le ali tarpate, non mi piace. Dato che vorrò puntare su determinati obiettivi l'anno prossimo, vorrei poter essere, diciamo, avere il massimo possibile del gioco, e oltre ad avere il gioco stesso aspettare World Database 2023, che ricordo è già scaricabile per questo Pro Cycling Manager. Quindi per chiunque di voi abbia visto il gioco, gli sia piaciuto e magari dice vorrei comprarlo, però l'anno prossimo sì, c'è questa modifica, questa modifica della montagna media, c'è questa roba degli sprint migliorati, magari voi attendete che io vi porti qualche video di questo nuovo Pro Cycling Manager e scegliete.
sarà scontato questo 2022 al momento del lancio del 2023, quindi potete dire vabbè, ma a me non interessa, prendo il 2022, scarico War Database 2023 e gioco almeno per quest'anno con il database già aggiornato che vi dà modifiche delle corse, vi dà le squadre aggiornate con sponsor e maglie aggiornate, quindi tanta roba, tantissima roba. Detto questo ragazzi, io vi saluto, video molto breve, vi auguro a tutti una serena Pasqua, perché questo video uscirà prima di Pasqua, e incrociamo le dita, dai, speriamo che abbiano voluto fare delle modifiche sostanziali al motore di gioco. Sulla grafica chiuderemo ancora tutti gli occhi e tutte le orecchie e tutto quanto, basta che ci danno un'esperienza di gioco nuova, un po' più fresca, che secondo me serve a Pro Cycling Manager. Alla prossima ragazzi!